Buonasera. Grazie. C'ha il fiatone. Grazie dell'invito in questo ristorante. Non è un ristorante, siamo a Zelig, tempio del cabaret. Vabbè, insomma, gente che sta già facendo foto, non so se per incredulità comunque. È la stessa cosa. E sono contento, mi avete invitato per... darmi, per omaggiarmi di questo premio, questo alla carriera. No, cos'è una statuetta laccata? Laccata? Non c'è nessun premio. Non c'è nessun premio. Una targhetta incisa nella incastonata. Incisa incastonata dove? Un microonde della... No, non c'è niente. Qualche premio, dico. Non c'è niente, sarà Chuck. Qualcosa di là. Gli altri... Forse è una sorpresa, ho capito. Sì, è una sorpresa. La sorpresa è un'intervista con noi qua. Cos'è questo? Mi parte il calcio rotante. Non riesco a trattenerlo. Attenzione al calcio rotante, perché insomma. Allora. Aspettiamo gli altri Village People o cominciamo l'intervista? Cominciamo l'intervista. Allora, l'intervista. Sembra un po' Rockefeller, rappresente il corvo. Mi è partito al contrario stavolta. Perché con uno c'è la rotazione dell'asse terrestre e con l'altro lo metto a posto. Cioè lei è in grado di spostare l'asse terrestre con i suoi calci? Sì, però devo farne un altro, sennò poi mi sballa. Mi sballa. Ma lei si è appena... Cosa date, un notebook forse? No, non diamo niente. Ma lei si è appena svegliato, c'è il segno del cuscino, Chuck. Sì, scusi, si giri, c'è il segno del cuscino, Chuck Norris, Si è appena svegliato. Bisognerebbe pensare qua anche un po' alla ricrescita, perché c'ha... Lei... Ma come cazzo diciamo... ridiamo. Allora, lei va... Allora, guardi, cosa... domani lei fa un salto nel colorificio dove si veste il maestro signorone con la camicia. Dove? Si fa dare il via pantone Padova, giusto. Via Padova. Senta, posso chiamarla Chuck? Al limite non ti rispondo. Vabbè, certo. Non so, chiamami Pippo. Cioè, però ho notato che se dice Chuck si gira. Chuck si gira. No, lasci stare. Non lo carico. Vabbè, dai. Ho rischiato? Vediamo. Hai rischiato, l'ho trattenuto io. Lei è un tutt'uno col suo personaggio Walker Texas Ranger. Sì. Com'è nato questo personaggio? Ma è nato tanti anni fa, ero... Uno parla seriamente. È nato, ero in montagna a sciare, ero un bambino, ero piccolo con i miei genitori in Valtellina e sono stato colpito da un fulmine. Il fulmine è morto. Allora da lì c'è stata questa fusione. Così è ancora più texano. Senta. Il cappello serve a coprire qua. È meno sintetico di quello che c'è sotto. No, si elettrizza, te lo dico, si elettrizza. Olè! Ah, bravo.